assolutamente necessario, credetemi. Oggi fa un caldo tremendo, saltellando tra uno stand e l'altro si suda, si parla, si corre e c'è venuta sete. Abbiamo visto lo stand della San Pellegrino, abbiamo incontrato l'amico Andrea Cavani, ci siamo salutati da lontano, abbracci, baci, e poi ho detto date a bere agli assetati in linea con le linee guida di Expo. Buongiorno Andrea e bentornato davanti agli schermi di VenninTV.it con i suoi microfoni. A te la parola per poter salutare gli amici di VenninTV.it. Bene, grazie, buongiorno a tutti. È veramente un piacere e un onore dopo tanti anni essere di nuovo con l'offerta vending del gruppo Nestlé a una fiera, perché l'ultima volta è stato nel 2008, per cui io e tutti i ragazzi della rete vending siamo veramente al settimo cielo. Il solo fatto di esserci per noi è un gran risultato. E infatti la mia meraviglia era stata questa, l'ho visto da lontano e ho detto boh, che ci fa qui con lo stand della San Pellegrino Nestlé. E allora rivolgo la domanda di nuovo a te e tu spiegalo direttamente a loro. Che cosa presentate oltre a ciò che noi stavamo bevendo e che tu tanto cortesemente sei riuscito ad offrirci? Beh, per quanto riguarda il mondo San Pellegrino, diciamo che la novità più importante per noi quest'anno è quello di aver completato la gamma di bel tè con il tè verde, ma soprattutto averla completata con un prodotto che ha il 30% di zucchero in meno perché è dolcificato con stevia. Un'altra cosa molto interessante che abbiamo fatto, visto il successo delle bibite PET33, è stato quello di allargare la gamma aggiungendo la limonata, che soprattutto dalle parti tue è un prodotto che funziona parecchio e ci sta già dando notevoli soddisfazioni. Parli dell'Italia, immagino. Esatto, sì, quel paese sì che noi come San Pellegrino serviamo così marginalmente. Tu mi consentirai e loro mi consentiranno, io continuo a bere perché oltre ad essere dissetante è anche molto gustosa. Poi passando al mondo diciamo degli snack, quest'anno stiamo tentando di aiutare i gestori a coprire tutte le fasce di prezzo, per cui siamo partiti con un prodotto diciamo premium, che è la barretta Baci, che è un prodotto veramente di qualità eccelsa, prodotto da Perugina, che va nella fascia alta di prezzo ma che ci sta dando notevoli riscontri. Aprila pure, facciamola vedere. Sì, parliamone pure, anche perché è un'esperienza quasi mistica, diciamo, perché qui esperienza mistica è il massimo. Sì, devo dire che qui siamo veramente ai livello di sesso in una barretta quasi. Perché come non so se si vede, però c'è una lastra di cioccolato fondente Luisa. Mostriamola dall'altra parte perché abbiamo una doppia lastra di cioccolata, eccola qui. Fondente Luisa, c'è gianduia e in mezzo c'è il ripieno di Baci Perugina. Ok, spezzala e mostrala agli amici di VenninTV.it. Potete vedere qua la granella di nocciola, non manca, non ho resistito. E ancora? Invece per andare su un'altra fascia di prezzo, su dei prodotti più estivi, stiamo per lanciare, questo è ancora il pack internazionale ma stiamo per tradurlo in italiano, questo wafer che arriva dall'estero, si chiama Joe ed è sicuramente un prodotto che può andare bene nei mesi andando verso il caldo e ha un punto di prezzo sicuramente interessante per le fasce che sono quelle che stanno lavorando di più in questo periodo. Quanti grammi? Sono circa 40, 42 per la precisione. E allora apri anche questa, cerchiamo di capire visivamente come si presenta. Di dare qualcosa di un po' diverso, per cui diciamo rispetto al wafer classico che siamo abituati a conoscere, ha la cialda al cacao e il ripieno al latte, per cui si presenta diciamo scuro fuori e bianco dentro. Il prodotto è ottimo e lo stiamo presentando qui in anteprima in fiera, lo porteremo ai clienti quanto prima. E sarà disponibile immagino dal mese di giugno / settembre per tutta la campagna della nuova stagione scolastica. So che non dovrei mangiare durante un'intervista. Ma è tutto consentito. E allora pochi minuti per presentare anche tutto quello che è da quest'altra parte, seguiteci amici. Dunque, poco fa mi dicevi che qui presentate in questo stand prodotti e offerte per qualunque tipo di esigenza. Spieghiamolo. Sì, secondo me la caratteristica vincente dell'assortimento del gruppo Nestlé e San Pellegrino è quello di avere dei marchi con dei posizionamenti diversi. Per cui aspetta, mi metto da quest'altra parte. Secondo me la grossa opportunità per i gestori in questo momento è quella di diversificare l'offerta in funzione del tipo di postazione
in funzione di dove si trova, il tipo di utenza, il tipo di consumatore. E noi offriamo la possibilità di differenziare l'offerta, per esempio nel caso dei gelati, con Antica Gelateria del Corso, che è il massimo del gelato, diciamo, confezionato, oppure con i prodotti Motta. Nel caso degli snack, ne abbiamo parlato prima, andiamo dalla barretta Baci fino a prodotti più di base con dei posizionamenti di prezzo diversi. Nel caso poi di San Pellegrino abbiamo una gamma che spazia da San Pellegrino, che è un'acqua top per eccellenza, l'acqua della ristorazione, passando da Levissima e arrivando a Vera, per cui anche in questo caso riesci a differenziare con lo stesso fornitore il tipo di acqua che dai al consumatore finale. Questo, secondo me, da quello che sto capendo del vending, è un fattore vincente. Beh, diciamo anche che per la par condicio avete cercato di accontentare un po' tutti i costruttori di attrezzature, perché qui abbiamo una macchina della GPE, più avanti abbiamo una macchina della Bianchi Vending, più avanti ancora due macchine della Rea Vendors. Sì, questo mi dà l'occasione di ringraziare tutti i produttori che ci hanno prestato generosamente queste macchine e che, devo dire, hanno riscosso anche un notevole interesse da parte di tutto il pubblico, anche perché qui siamo dentro tutto food e c'era molto passaggio di persone che comunque scoprivano il vending rispetto al mondo di Venditalia, per cui abbiamo avuto molte richieste di informazioni di tutti i generi riguardo alla distribuzione automatica, a cui siamo stati ben contenti di rispondere. Al quarto giorno di Venditalia 2015, in questa special edition che ha visto anche un vostro ritorno, direi anche in grande stile, Andrea, qual è la tua sensazione? Dammi un'opinione su questi quattro giorni, com'è andata? Beh, sono stati giorni molto intensi, penso che l'effetto anche di Expo ha fatto sì che ci fossero molti stranieri, ma interesse generale per quanto riguarda noi specificamente ci voleva, nel senso che noi comunque distribuiamo a tanti clienti che magari non ci conoscono direttamente, usano i nostri prodotti, il fatto di vedere qua tutto quanto insieme, di parlarci, è stato veramente un fatto importante e penso e farò tutto il possibile per ripetere questa esperienza, sì. Io peraltro qui al vostro stand ho incontrato tanti vecchi amici che fanno parte del vostro team che si avvale, insomma, sì, insomma, il vostro team è fatto di professionisti, Andrea. Infatti è stato un piacere perché è veramente diventato un salotto dove tutti i ragazzi della rete vending hanno portato, ragazzi, insomma, alcuni più ragazzi, altri meno, hanno portato. Ormai si diventa anziani a 95 anni, diciamolo. Hanno portato i loro clienti e amici ed è stato veramente piacevole. È stato un clima conviviale che mi ha fatto capire veramente anche il calore umano che ancora c'è all'interno di questo mondo, che è quello del vending. Andrea, tu sei in San Pellegrino da alcuni anni. La tua esperienza con il vending non è cominciata da moltissimo, però ti appassiona. Assolutamente, io sono già completamente, come dire, invasato, per se così si può dire, nel senso che vedo un mondo ricettivo sulle novità, il fatto di poter lavorare, delle persone che ti danno fiducia, cose che in altri canali di vendita, in altri settori si sono un po' perse per la strada, per cui... Quindi insomma ci resteresti se ti dicessero: signor Cavani, abbiamo per lei in mente la direzione commerciale del settore GDO. No. Accetteresti? Non penso, ho un po' di lavoro da fare qua e voglio farlo. Per ecco, quindi devi completare una missione in ogni caso. E allora, dunque, abbiamo gelati, abbiamo snack, abbiamo dall'altra parte bibite e bevande calde. Isolubili anche. Isolubili. Perché qui c'è tutto il mondo di Perugina, di Nescafè, di Nestì, di Orzoro, per cui qui abbiamo tutta la nostra offerta. E poi per finire qui puoi vedere tutto il mondo, diciamo, di San Pellegrino declinato nelle tutte le possibilità. Vedi, abbiamo tentato di mettere in ordine in questo display touchscreen un po' anche i marchi per posizionamento, per cui Levissima, San Pellegrino, Vera, Panna, il mondo del tè, il mondo delle bibite, abbiamo messo le PET 33 perché sono quelle dedicate al vending e poi i succhi Pago, sempre dedicati al vending, il formato PET, per cui... Che bel mondo è quello del beverage, soprattutto quando fa caldo. Sì. Io quasi quasi tornerei perché ho un po' di secchezza delle fauci adesso. E allora facciamo così, vieni qui, accomodiamoci da quest'altra parte, chiudiamo l'intervista cambiando di posto, facciamo una cosa, cambiamo nel frattempo le bevande, ora io berrò un po' di questo di tè al limone e tu un po' di limonata, ci congediamo da loro quindi dopo aver chiacchierato per 10 minuti in modo estremamente gradevole.
Grazie a tutti, grazie a te soprattutto. Ma di cosa? A presto. Grazie a te per essere riuscito a dissetare la troupe mentre eravamo in giro per i corridoi di Venditalia 2015, edizione collegata a Tutto Food. Mentre dunque noi continuiamo a dissetarci e lasciamo te agli affari con tutte le persone che stanno aspettando proprio te per poter avere informazioni sulle nuove proposte di Nestlé San Pellegrino, io ne approfitto per andare a bere un altro po', anzi no, questo non l'ho ancora assaggiato, ma tè verde, nuova generazione, sono certo sarà buonissimo, e allora faccio brindo alla salute di Nestlé San Pellegrino, degli amici che ci seguono dall'altra parte e naturalmente al Venni. Grazie Andrea, grazie.